E un ben ritrovati a tutti quanti ragazzi, sempre Reno qui che vi parla. Quest'oggi parliamo dei migliori settaggi, se possiamo chiamarli così, o attualmente quelli che funzionano, sicuramente meglio di molti altri, per fare kill veloci o kill perfette e headshot veramente veloci. Come vedrete dalla clip che sta andando, sono riuscito a fare qualche kill. Allora, ho preso questi settaggi dal buon Feng Shui, che è uno youtuber americano, se non sbaglio. Ho visto, l'ho seguito. Prima di farvi questo video ho deciso di effettivamente testarlo perché lui è effettivamente bravo. Volevo vedere se fosse un metodo che potesse migliorare fin da subito lo scontro a fuoco, diciamo, nelle competizioni. Effettivamente ha fatto il suo mestiere, quindi parliamone. Dunque, basta andare su impostazioni, comandi. E in terza persona mettete come alternato i comandi visuali in terza persona, ok? Ora qua nel mio video vedrete standard, non l'ho modificato lì mentre stavo registrando, l'ho modificato successivamente perché volevo provare a utilizzare il classico L2R2. Invece con alternato mirerete con L1 e sparerete con R1, il che vi permetterà sicuramente più comodo rispetto che avere. Utilizzando gli indici o per sparare e mirare, ce l'avete direttamente a portata, diciamo, di dito, anziché dover scendere fino a L2R2, a meno che usavate il medio, quello è un altro discorso. Poi andiamo a vedere, sensibilità sguardo la mettete al massimo, sensibilità mira la mettete a 4 punti sotto il massimo, accelerazione mira sguardo la mettete ovviamente al massimo e la zona morta di mira sguardo la mettete a un punto dallo zero. L'arma che dovrete usare è il Varmint. Ho fatto delle prove anche con il Bolt Action e oggi testerò per esempio il Litchfield Repeater o il Lancaster Repeater. Il Varmint è meglio per questioni di cadenza di fuoco, gittata e precisione, soprattutto cadenza di fuoco e precisione. Se poi andate a migliorarlo con la rigatura avrete sicuramente più precisione. Il problema del Varmint, ho notato che se non siete bravi come il buon Feng Shui, quindi è il mio caso, se sbagliate il primo colpo, poi diventa difficile rimirare in tempo, perché poi il mirino comincia a muoversi, comincia ad ampliarsi il raggio della zona morta e quindi diventa problematico. Ho fatto qualche fail. Così, sicuramente il bolt action per questi casi è molto meglio perché ti permette di colpire in testa in qualsiasi punto. E di fare un headshot pulito pulito, però il Varmint è sicuramente più veloce come cadenza e quindi lo preferisco. Niente, direi che questo è veramente tutto. Sono semplicemente questi settaggi da fare e da provare. Io consiglio il Varmint, provate anche le armi. Allora, le armi è una questione di gittata, precisione e cadenza di fuoco, cioè nel senso. I settaggi vanno bene con qualsiasi arma. Se vi trovate più comodi con la revolver, giocate con la revolver. Di sicuro non farete una kill da 250 metri, quello è ovvio. Quindi, signori, direi che da Reno per questo mini episodio è veramente tutto. Fatemi sapere se lo state usando questo metodo e soprattutto se vi torna utile. Come potete vedere dal mio video, mi ha permesso di aumentare di molto la mia abilità negli scontri a fuoco. Si sta espandendo come metodo, quindi se vedete qualcuno che vi secca da lontano, probabilmente sta usando questi settaggi. Dai, da Rene è veramente tutto. Alla prossima, 3, 2, 1. Aloha.